Sebastiano che ha fatto questo lavoro, ma con le tante persone che vedo qua, molte delle quali hanno in questi anni dimostrato un grande interesse per il cinema, perché il cinema e il noto, come vedremo, sono legati strettamente negli anni. E questo percorso la nostra amministrazione ha dimostrato di volerlo continuare, di volerlo approfondire, di volerlo ripensare, sia in termini di immaginare la nostra città straordinariamente bella, naturalmente semplice cinematografico già di per sé, spesso scelta dai più grandi artisti e registi italiani, un nome per tutti forse quello di Michelangelo Antonioni, che qua con l'avventura ha realizzato uno dei suoi capolavori. Ed è un impegno costante che noi abbiamo voluto concretamente anche con delle piccole cose, abbiamo riportato, si diceva sempre che non c'è il cinema a vuoto, però quest'anno, quest'inverno, all'interno della programmazione con il cinema a teatro, un'operazione che ha funzionato, che sta funzionando anche d'estate. Quindi il cinema non soltanto come luogo in cui si girano delle scene, ma come occasione per raccontare delle storie. È noto da questo punto di vista, è una città che si presta molto, ha delle cose da raccontare, ha delle iniziative da mettere in atto. E c'è anche un altro aspetto con il quale, qua fra il pubblico, vedo tra l'altro il professore Di Lorenzo che spesso ci ha dato un grande supporto, stiamo anche immaginando e lavorando per riorganizzare, rimettere in moto quella macchina che aveva funzionato molto bene tanti anni fa con la provincia, quando c'era la Film Commission provinciale, perché chiaramente avere un interlocutore unico per i produttori significa avere tutta una serie di vantaggi in termini di organizzazione logistica, avere delle persone che conoscono i luoghi, che siano in grado di risolvere le problematiche che poi sono le situazioni con cui chi produce un film spesso si ritrova. Ecco, allora stiamo lavorando, ci sono già dei passi concreti in tal senso, è noto, è ritornata proprio nell'ultimissimo periodo ad essere set cinematografico. Fra qualche mese si presenterà, c'è stata l'anteprima del trailer, Giampaolo Pugno, che ha girato l'anno scorso una serie di scene del suo nuovo film I Cantastorie, ma anche la fiction in questi mesi è stata presente qua a Noto. L'ultimo film di Figaro e Picone, che pure ha avuto a Rosolini il suo centro operativo, ma molte scene sono state girate qua in città. Ecco, molto si muove perché noi questa città, questo territorio continua ad essere fortemente attrattivo per il cinema. Quindi stasera sentiremo da Sebastiano un lavoro che è un lavoro certosino, importante per, come dire, dire delle cose ma immaginare una prospettiva, per cui mi piacerebbe, sicuramente ora l'assessore Traudino darà le indicazioni per poter riflettere insieme alla presentazione del libro su questi argomenti, aprendo dopo che Sebastiano e l'editore Urso ci racconteranno nello specifico del libro e ce lo presenteranno, ma potremmo aprire anche un ragionamento su questi temi molto interessanti per la nostra città, che rappresentano la storia ma anche una possibilità di futuro. Quindi grazie ancora di essere qua presenti, grazie a Sebastiano, all'editore Urso e a Cettina Raudino, a cui cedo la parola. Grazie all'assessore Terranova, che in realtà ha già detto tutto, direi moltissimo. Ci troviamo davanti ad un appassionato cinefilo che per motivi di studio intraprende questa ricerca e che da una parte evidentemente ottempera un'istanza, un bisogno un po' esistenziale, che è quello di recuperare le proprie radici e quindi di rendere omaggio attraverso uno studio, un approfondimento alla propria città, attraverso lo sguardo di uno studioso che si sofferma su questo particolare rapporto che lega la nostra città al cinema. Si è detto tante volte, è noto un set cinematografico d'eccellenza che quasi naturalmente si presta ad accogliere situazioni che hanno attratto e che hanno ispirato i grandi cineasti della nostra cinematografia. Quindi qualche curiosità mi viene immediatamente da soddisfare, oltre appunto a questo bisogno esistenziale che è quello, come dicevamo, di ritornare nella propria città. Sicuramente ci sono ragioni, forse anche di prospettive professionali, forse anche di visioni future che possono poi trovare qui un'utilità, un'applicazione. Quindi io passerei direttamente la parola all'editore
dell'editore Urso, che magari ci guiderà in questa carrellata, ma anche alla scoperta delle motivazioni che hanno portato Sebastiano a pubblicare questa analisi, appunto, dei rapporti che esistono tra la nostra città ed il cinema. Quindi grazie e passo la parola a... farà poi una sintesi finale, perché insomma credo che le curiosità saranno tante. Prego. Grazie Sofia. Io sono l'editore di qualche centinaio di libri, in effetti è così. Un giorno mi sento contattare Paolo in forma così per rendervi partecipe delle emozioni, come si sviluppano, come nascono. Un giorno mi sento contattare da Sebastiano che mi dice: avrei piacere che lei si occupasse di un lavoro che io ho curato sul cinema noto dal 1953 al 2013. Mi parlò di un collegamento con una precedente mia pubblicazione, sempre relativa a Noto, che era La storia della famiglia Nicolasci, un volume pubblicato da me per Eleonora Nicolasci, una ragazza che splendidamente si è occupata della ricerca di questa famiglia importante nella storia di Noto. La sua famiglia. E che dire, le pubblicazioni hanno anche altri collegamenti a Noto, c'è una bella realtà viva, a parte l'amico Benito Marziano che si è occupato di narrativa e poesia, che è qui e che onora questa città ricevendo premi in ogni dove, sia in Sicilia che in Puglia di recente, e con racconti, con poesie, come ho già detto. Ma a questa si aggiungono altre, tipo, non so, una pubblicazione sulla legislazione scolastica in Sicilia, e con in particolare la situazione nella provincia di Noto, fatto da un netino, Mauro Giarrizzo. Voi pensate come accade una pubblicazione? Viene un signore e in divenire una pubblicazione che accadrà fra, non so, 6 mesi, un anno, un signore viene da me, io ho anche una libreria e appartengo a quelle persone che tra Avola e Noto hanno impostato il film della loro vita. Perché un film questa sera è la presentazione che voi state vedendo, o il film che voi vi potete dare in base all'impressione che noi vi diamo, in base a quello che sentite. Viene un signore e mi dice: a Noto non sono riuscito a trovare una pubblicazione sul dialetto siciliano perché sto lavorando su dei proverbi che mia mamma aveva scritto a mano in un vecchio quaderno nero, e io sto modificando. E allora mi diceva: ho già preso la sua pubblicazione di Di Pietro sul dialetto di Avola e Noto. Mi dice: ho già preso Parlando Parlando, che è un'altra opera di un netino che sta in provincia di Roma, sui modi di dire dei netini. Mi dice: ora io voglio riportare al meglio questa scrittura di mia madre. Ecco, torniamo a Sebastiano. Sebastiano è un ragazzo che nasce fuori a Moncalieri nel 77 in provincia di Torino. A un certo punto si laurea e come tesi, essendo la sua fissazione, voi sapete, ognuno di noi ha una missione speciale nella vita, lui si realizza studiando i film. Nel libro che lui ha scritto, lui in alcuni passi dice: mi è venuto complicato selezionare, a parte il tempo che ha dovuto dedicare a questa ricerca, per la diversa velocità di scorrimento dei filmati nel formato VHF, nel formato video. Lui scrive anche questo, e nell'inganno che poteva venire fuori, come così è stato per qualche altro che ha dichiarato film girati a Noto, no? E che poi Noto non era, lui ha dovuto con difficoltà capire effettivamente in quali filmati si trattasse di Noto. Poi, considerando anche che le angolazioni particolari, non comuni ai visitatori di certi ambienti, ma utilizzate esclusivamente con furbizia da questi registi, lo disorientavano. A lui mancava questa angolazione, e allora ha dovuto con difficoltà, per davvero arrivare a dire 12 film, 13, questo, no? E lui si è impegnato in questo volume di 204 pagine che abbiamo collocato in una collana che raggruppa quei volumi di cui ho parlato io, di Noto, a collana che si intitola Minneme,
che sta a significare fra le muse la dea della memoria, perché non si dimenticasse. E in questo senso lui ha messo nero su bianco i film di De Sica, di Antonioni, Rossellini, Zampa, Gallone, Tessari, Comencini, Luchetti, ecco, ci ha messo tutta la sua passione, e in questo modo lui è entrato innanzitutto nella storia di questa città, che non è una cosa comune, non è una cosa ordinaria. Questa è la magia delle pubblicazioni. E, ma che dire, il libro è articolato in parecchi capitoli che esprimono le difficoltà di girare in Sicilia, quali sono, o la semplicità e il costo minore rispetto a certi altri ambienti. Perché vengono a girare in Sicilia, a De Sica, eccetera, eccetera? Perché il costo di realizzazione qui è minore. Voi tenete conto poi, a ciò si aggiunge la bellezza di alcuni ambienti che sono straordinari e unici, come il nostro barocco, che è invidiabile, che semmai questo si coniuga, a proposito della questione esistenziale, del perché si nasce a Noto, del perché si va fuori di Noto. E lui cita anche un autore, Thomas Crecelius, che è venuto da me ad aprile dell'anno scorso con una cara nostra amica che abbiamo avuto ospite, una ragazza tedesca che era aiuto regista, a parlare di questo film Andiamo, si intitolava, dove ragazzi che avevano finito la maturità si ponevano il problema in questo documentario, film, cos'era, una fiction, no? Si domandavano se era il caso di restare o se era il caso di andare via. E nel caso suo, ad esempio, tutto il pathos, tutte le emozioni del perché si ritorna, che non è solo il suo tema, ma il tema di tanti altri che sono qui, che pur, o che stavano qui come Maria, ad esempio, che torna, potrebbe andare chissà dove, in qualsiasi altro posto del mondo, come posso fare io, ad esempio. Io sto venendo di ritorno da un viaggio in Grecia, ho visto le tombe di Filippo II in Macedonia. E nel documentario dicevano, si facevano in quel modo, con quell'arte, perché non finisse mai la bellezza. Credo che i nostri antenati abbiano fatto con lo stesso spirito la bellezza di questi monumenti. La bellezza, quando hanno creato, lui parla anche di questo, delle problematiche della città, problematiche economiche, problematiche della ricostruzione. Nel libro c'è tutto, c'è anche questo. C'è che utilizzandole anche a uso didattico nelle scuole per un approfondimento dei temi che riguardano la città in tutti i sensi. E quindi parla del fascino di Noto, parla delle chiese, parla delle piazze, e mi pare che qui la musica crea un po' di suspense. No? Io che dire, la pianta della città. Ci sono nel testo parecchie foto che sono la galleria che lui ha voluto, con foto di splendida risoluzione, perché è così che ha potuto averle, mentre altre che non lo erano di ottima risoluzione, perché non potevano essere, perché erano rare. Quindi ci scusiamo per questa cosa qui. Abbiamo fatto un prodotto che... Devo salutare, perché devo andare all'aeroporto di Catania. Sì. Vi lascio ovviamente in ottime mani, so che c'è tanta gente che interverrà, quindi vi auguro una buona continuazione e scusate. Prego. Ma comunque io passo la parola a Sebastiano e poi magari apriamo se qui c'è qualcuno che vuole dire la sua. Prego Sebastiano. Sì, molte delle cose che volevo dire in realtà sono state già dette. Io volevo prima di tutto, diciamo così, esporre i motivi che mi hanno indotto a scrivere un po' questo libro. Questo libro è originato dalla mia tesi di laurea, scritta circa 10 anni fa. Questa tesi è stata rivista e corretta, anche perché negli ultimi 10 anni per Noto sono cambiate diverse cose. C'è stata una vera e propria rinascita, grazie, diciamo, al restauro della cattedrale e di molte chiese barocche che erano appunto ridotte molto male dopo il terremoto che negli anni 90 aveva devastato la città.
Ma il mio amore per questa città non nasce solo negli ultimi anni, un amore un po' filiale che risale alla mia infanzia per le mie origini etine. Da sempre, infatti, noto con la famosa cattedrale al centro della città, appunto di ritrovo di tanti giovani, ha attirato la mia attenzione. E così è nato questo mio progetto, ora che è stato pubblicato, posso dire di esserne molto orgoglioso, poiché fino adesso i libri che sono stati pubblicati in Sicilia sul cinema sono davvero pochi. E quindi questa era una mancanza troppo grande per Noto, il fatto di non avere un libro su tutti i film che sono proprio stati girati in questa città. E solo negli ultimi anni, grazie anche al commissario Montalbano, alla famosa fiction televisiva, si sta un po' muovendo qualche cosa. Però appunto un intero libro proprio dedicato ai film era un qualche cosa che secondo me andava fatto, e quindi sono riuscito a scriverlo, e secondo me andava fatto perché, prima di tutto, per l'importanza dei famosi registi che hanno lavorato in questa città. Possiamo nominare registi come Rossellini, abbiamo prima nominato Antonioni, registi come Vittorio De Sica, poi abbiamo anche attori famosi a livello internazionale come Alain Delon, come Richard Burton, come Monica Vitti, Diego Battantuono, Anthony Quinn. Proprio quest'ultimo, Anthony Quinn, è il protagonista del primo lungometraggio girato qui a Noto nel lontano 1953, ed è per questo proprio il titolo del mio libro, 1953-2013, e il primo film appunto è Cavaliere Rusticana. E Cavaliere Rusticana proprio è stato il primo film girato qui a Noto, anche se quasi contemporaneamente è stato girato anche un altro film. Infatti per molti c'è ancora adesso questo dibattito se il primo film sia Cavaliere Rusticano oppure Anni Facili di Luigi Zampa. E certo che appunto nel film di Luigi Zampa c'è una vera e propria carrellata di corso, del Corso Vittorio, che presenta la cittadina di Noto all'Italia intera, per chi ancora non l'avesse conosciuta. In tutti i film girati qui a Noto sono 12, anche se dobbiamo considerare che nel frattempo, da quando è stato finito questo mio libro ed è stato poi pubblicato, sono stati girati dei lungometraggi, nel senso che a autunno è stato girato il già citato film di Giampaolo Pugno, che anche se abbiamo lo stesso cognome non è mio parente, I Cantastorie. E mentre negli ultimi giorni, a luglio, sono state girate alcune scene del film di Ficarra e Picone. Però questi ultimi due libri non saranno presenti nel libro, anche perché non sono ancora usciti nelle sale cinematografiche, e magari potrebbero essere oggetto, magari di una futura edizione del libro. E molti dei film presenti in questo libro sono disponibili in DVD, quindi facilmente reperibili, tra cui due grandi capolavori della storia del cinema, come abbiamo L'avventura di Michelangelo Antonioni e Il ladro di bambini di Gianni Amelio, che sono veramente due capolavori e consiglio di acquistare o quantomeno di vedere. Tra l'altro ci sono proprio delle somiglianze tra questi due film che ho appena citato, nell'importanza data da entrambi al paesaggio e nel rapporto stretto che il paesaggio stesso acquisisce con i personaggi e con l'ambiente circostante. E stavamo prima parlando della lavorazione del libro. Lavorare infatti a questo libro è stato molto lungo e laborioso, ho dovuto fare molte ricerche e a volte si è dimostrato molto impegnativo riconoscere i luoghi presenti nei film, poiché sono stati spesso modificati per via della sceneggiatura o sono stati ripresi con inquadratura tipica.
capita addirittura che ci sia un personaggio che entra in una chiesa e l'immagine che vediamo nell'inquadratura successiva appartenga invece ad un'altra chiesa. Avviene ad esempio nel film Arriva la bufera di Lucchetti, in cui abbiamo Diego Battantuono che entra nella chiesa dell'Immacolata e nell'inquadratura successiva invece vediamo la chiesa di Montevergine. E questo appunto diventa molto, diciamo, alla fine molto complicato per me riconoscere i vari luoghi. Quindi con magari dopo un'accurata analisi e vari sopralluoghi sono riuscito, diciamo, a capire un pochettino quello che hanno creato i registi con questa specie di montaggio tra varie chiese e vari palazzi. E per analizzare ogni film in questo libro ho creato tre punti essenziali. Abbiamo la sceneggiatura visiva, in cui narro scena per scena gli eventi che si svolgono nel film. Poi abbiamo l'ambiente, quindi interni e esterni, in cui tratto delle chiese e dei palazzi presenti nelle scene. E infine abbiamo gli episodi significativi degni di un'analisi proprio vera e propria, un'analisi specifica. Con questo libro si può scoprire molto sulla cittadina di Noto, su come è stata ricostruita dopo il terremoto del 1693 che l'aveva praticamente distrutta, sulle tradizioni di Noto, quindi sulla famosa festa di San Corrado che è stata anche ricreata proprio nel film Meglio Vedova. Si può scoprire molto sui palazzi di Noto, che sono stati proprio progettati e costruiti da grandiosi architetti. E pochi ad esempio sanno che Palazzo Sant'Alfano, il palazzo che c'è proprio qua vicino, è stata residenza reale dei sovrani borbonici del Regno delle Due Sicilie, tanto che lo stesso palazzo viene rappresentato in Viva l'Italia come se fosse il Palazzo Reale di Napoli. E ci sono comunque numerose differenze tra ogni film proprio di cui tratto in questo libro, proprio perché queste enormi differenze rispecchiano diverse intenzioni dei registi. Ci sono magari dei registi, come già citato Michelangelo Antonioni, che vuole appunto vuole mostrare lo splendore della cittadina di Noto e quindi presenta, diciamo così, degli scorci magnifici proprio di questa città. Al contrario, invece, abbiamo quasi all'opposto Daniele Lucchetti, che non vuole mostrarci l'aspetto splendido di Noto, anzi ci mostra le vie più sporche e degradate. Però questo non è un disprezzo verso la città, anzi proprio in questo film di Daniele Lucchetti Arriva la bufera e presenta una scena proprio che mi è rimasta impressa quasi nel cuore, perché si vedono alcuni edifici di Noto puntellati e con impalcature. Questo lo fa proprio per sensibilizzare l'opinione pubblica in modo da accelerare la ricostruzione dopo il terremoto che nel 1991 aveva colpito la città. Grazie all'UNESCO Noto è diventata patrimonio mondiale dell'umanità ed è stato il trampolino per un rilancio definitivo di questa che è tra le città siciliane sicuramente più belle e più famose in tutto.